Verbale di Nara Lazzerini del 2 aprile 1985. Sono disposta a ricostruire quanto so circa il rapporto che ho avuto con Gelli Licio dal 1976 fino alla data della sua partenza dall'Italia. Per quanto possa essere utile a tale ricostruzione, confermo integralmente le deposizioni testimoniali da Merese al PM di Pisa, nonché il verbale acquisito agli atti della commissione d'inchiesta riproducente l'intervista da Meresa al giornalista Biagi sull'emittente privata Rete4. Effettivamente, come affermo nell'intervista, il noto Pazienza Francesco fu tra i frequentatori di Gelli, poiché ricordo con certezza di averlo visto almeno un paio di volte nel salotto di attesa di Gelli, presso l'Hotel Excelsior di Roma. Devo concludere di averlo visto in più occasioni all'Excelsior fare anticamera nel 1979. Gelli nel 76 occupò un appartamento al terzo piano dell'Excelsior per un breve periodo, poiché era in allestimento l'appartamento che poi occuperà dalla fine del 76 all'81, al primo piano. Gelli mi diceva che tutte le persone che passavano dalle stanze del suo appartamento al primo piano dell'Excelsior venivano tutte filmate e le conversazioni registrate. Mi diceva che questa era la sua forza. Quando mi capitava di pernottare all'Excelsior, una quindicina di volte in tutti questi anni, dormivo in un appartamento diverso da quello di Gelli. Quando ero con lui, durante l'orario delle visite, Gelli mi faceva entrare in un'altra stanza e mi imponeva di non far nessun rumore. Ho visto avvicendarsi centinaia di persone, una ogni 15 minuti, tutte portatrici di richieste. Non ricevevo telefonate, ma assistevo a quelle che pervenivano a Gelli, su due linee, una esterna, alla quale rispondeva sempre e della quale non mi ha mai dato il numero, un'altra interna, che passava attraverso il centralino e che nei momenti di relax disattivava. Gelli pranzava sempre nel suo appartamento ed era servito sempre dal medesimo maître di sala, che lo serviva sin da quando Gelli riceveva nel suo appartamento il presidente Peron e la sua seconda moglie, Isabelita. Mi disse a questo proposito che era lui a nascondere Lopez Rega, che penso sia un affarista argentino, in un paese diverso dall'Italia, di cui non mi fece il nome. A questo punto si dà atto che la teste spontaneamente dichiara. Ricordo anche di essere stata presente a due telefonate, ricevute nei primi tempi, precisamente nel 77, dal Gelli, fategli dal noto neofascista, così viene definito sui giornali, delle Chiaie Stefano. Fu Gelli a confermarmi quel nome ed a confermarmi che era in contatto con delle Chiaie. La cosa mi colpì, al punto che l'annotai sul mio taccuino, che consegnerò agli agenti della Digos di Bologna. Esibisco poi un biglietto da me scritto, che porto sempre in borsa dalla scorsa settimana, e cioè da quando ho inviato delle lettere che consegnerò agli agenti. Le lettere sono indirizzate a Gelli Raffaello e alla sua famiglia, a Costanzo Maurizio, a Batani, segretario di Corona, e dall'avvocato di Gelli, di Pietro Paolo. Temo fortemente, dopo la spedizione di quelle lettere, per la mia vita, per cui ho deciso di portare con me il biglietto. L'ufficio dà atto che esso viene allegato al presente verbale. Ho spedito queste lettere dopo il suicidio del colonnello Alecci, del quale sono stata convivente fino al 1981. Tornando alle notizie apprese nel corso della mia frequentazione con il Gelli, ricordo che Gelli mi diceva spesso che aveva continui contatti con l'onorevole Andreotti. Nel corso di alcune conversazioni telefoniche, intercorse fra lui e Andreotti, coglievo frasi di questo tipo: grazie per un certo favore ricevuto, oppure non basta quella cifra, devi metterne di più. Preciso poi che quando i due parlavano, Gelli immediatamente avvertiva l'interlocutore e tra costoro anche il suddetto ministro, che c'era una persona accanto a lui, ricorrendo al termine massonico piove. Io non vidi mai all'Excelsior l'onorevole Andreotti, ma seppi che era Giunchiglia a trattare con Andreotti per conto di Gelli, fino al marzo 1981, quando Gelli si allontanò dall'Italia. Giunchiglia rimase in stretta collaborazione con Rosati e continuò a trattare con Andreotti per conto di Rosati. Sia Gelli che Rosati facevano riferimento ad Andreotti chiamandolo il Gobbo, così anche Giunchiglia, che una volta, in mia presenza, disse a Rosati: basta, non voglio andare più dal Gobbo, andateci voi.
In quel periodo Giunchiglia trattava presso Andreotti per conto di Rosati il salvataggio della Rizzoli del Corriere della Sera. Tutto ciò io lo appresi allorché Giunchiglia venne da me con il Rosati, verso la fine dell'aprile 81. Entrambi mi dissero: se dirai qualcosa dei nomi e delle persone che hai visto all'Excelsior, distruggiamo te e la tua famiglia. Rosati appoggiò sul tavolo la pistola d'ordinanza della Guardia del Corpo, anch'essa presente, e mi sottopose ad un terzo grado per accertare quello che sapevo. Mi ricordò che mio figlio era alla Rizzoli e mi disse, sempre il Rosati, guarda che la Rizzoli la prendiamo noi, attraverso il Gobbo, che io e Giunchiglia siamo quelli che trattano e che se parli, tuo figlio sarà licenziato definitivamente. Poiché ero al corrente dei rapporti molto stretti fra Gelli e Andreotti, tanto che sentivo Gelli dire che con lui andava sempre d'accordo, mi sentii ribollire, allorché, nel corso della stessa trasmissione di Rete 4 di cui ho detto, Andreotti affermò all'intervistatore che egli aveva conosciuto Gelli in una sola circostanza in Argentina, in un ricevimento all'ambasciata d'Italia quando lui era ministro degli esteri. Per quanto riguarda l'assunzione di mio figlio alla Rizzoli, riuscì ad ottenerla grazie a una telefonata di Gelli a Tassandin. Mio figlio fu convocato a Milano e sottoscrisse un contratto di lavoro a firma Tassandin, senza che gli venisse detto cosa dovesse fare. Da quanto capii, Gelli era proprietario di almeno il 40% della Rizzoli. Si vantava della sua partecipazione al capitale Rizzoli, dove praticamente comandava tutto. Tornando a Giunchiglia, costui praticamente era usato da Gelli come un corriere, anche perché di modesto livello intellettivo. Giunchiglia era sempre all'Excelsior e in più occasioni si è vantato di portare denaro alla loggia di Monte Carlo, che egli stesso stava ricostruendo dopo la fuga di Gelli, unitamente a Rosati. I due facevano pagare agli iscritti una tassa di iscrizione dal 1 milione e 20 milioni, mentre Gelli si faceva pagare richiedendo assegni solo di 1 milione. Sono stata a Monte Carlo con Gelli una volta sola. Gelli entrò nel palazzo dove era ubicata la loggia e ritengo che sarei in grado di individuare quel fabbricato. Si tratta di un grattacielo di fronte al mare. Era il 78 e a Monte Carlo vi erano in tutto 4 grattacieli e gli uffici della loggia erano tutti all'ultimo piano. Gelli mi disse che della loggia facevano parte anche Vittorio Emanuele di Savoia ed il principe Ranieri. Sempre da Gelli seppi che egli frequentava il Quirinale e che spesso era a cena con l'allora presidente della Repubblica Leone Giovanni. Mi disse che aveva affari in comune con Leone Mauro e che tentava di consolare la moglie del presidente Leone, donna Vittoria, spesso in lacrime per le accuse della Lockheed. Gelli era poi a Palermo una volta alla settimana, quando non era in Argentina. Non mi disse mai perché andava a Palermo e chi incontrava. Mi prometteva sempre di avvertirmi quando veniva a Palermo, poiché all'epoca io risiedevo col colonnello Alecci in una zona centrale di Palermo. Viceversa, non mi avvertì mai ed io una volta lo incontrai al bar posto in via Libertà di Palermo, accanto al teatro Politeama. Ricordo ancora che Gelli mi riferì di frequentare assiduamente la casa dell'onorevole Fanfani e che spesso era a cena a casa sua. Soffriva di ulcera che curava a Houston ed in Italia dal professor Trecca. Quando nell'intervista televisiva affermo che avevo commesso un errore verso Gelli, facevo riferimento a una minaccia che io rivolsi a Gelli quando capii che non dava il trasferimento al colonnello Alecci per la Toscana. Gelli trasferiva chi voleva e capì che rifiutava in quell'occasione di aiutarmi. Era il 79 all'incirca ed io dissi a Gelli che avrei rivelato all'Espresso quale fosse la sua vera attività. Preciso? Che potrebbe trattarsi anche del 77 o del 78. Gelli mi telefonò a casa la sera stessa. Mi promise che avrebbe trasferito Alecci, cosa che però non fece. Ritengo per vendetta. Gelli, infatti, vive di ricatti e di vendette e tiene sotto ricatto tutti coloro che hanno avuto a che fare con lui, in vicende di un certo rilievo. Ecco perché non lo vogliono agli arresti domiciliari. Tutti andavano a chiedergli favori e denaro, e con una telefonata Gelli riusciva ad accontentarli. Era chiamato San Licio e alla Giole andava solo per firmare assegni. I 953 nomi nell'elenco rappresentano solo una minima parte delle persone coinvolte nella P2. Si tenga poi conto che si tratta di persone o di scarsa influenza o comunque quasi tutte al limite della pensione.
Sono convinta che quegli elenchi, tutti autentici e corredati da tessere, sequestrati a Villavanda, sia stato lui stesso a farli trovare. Mi disse testualmente: «Sono salito a cavallo di una tigre. Non pensavo mai che corresse così forte». Parlando successivamente del ritrovamento delle schede con Corona e con altri, si commentò tale vicenda e si disse che probabilmente Gelli, che è un vendicativo, stava per essere scaricato da qualcuno che ricattava ed aveva voluto mandare un messaggio, attraverso il sequestro delle schede, che provocarono per tre volte la caduta del governo. Lanciare quindi un avvertimento intimidatorio. Ed era chiaro che Gelli mirava alle istituzioni dello Stato. Tra le altre persone che io vidi attendere Gelli per essere ricevuto, ricordo con certezza l'onorevole Longo. Come ho già detto, ho conosciuto Corona a Palazzo Giustiniani ed il suo segretario Batani, che ho visto due volte, presso l'ENFAP di Via Nizza 45 a Roma. Ritengo si trattasse di società fantasma, peraltro munita di un gran numero di segreterie. Fu Corona a mandarmi all'ENFAP perché parlassi con il suo segretario. Mi ero rivolta a Corona dopo la fuga di Gelli, sapendo della loro stretta amicizia, per ottenere un aiuto per mio figlio. Corona non voleva che ci incontrassimo per evitare che si sapesse dei suoi rapporti con Gelli. Posso dire che Corona era tutt'uno con Gelli, tanto da sapere, durante la latitanza di quest'ultimo e fino alla sua cattura in Svizzera, dove Gelli si nascondesse. Corona infatti mi disse che gli avrebbe parlato lui della mia situazione, poiché Gelli continuava a svolgere normalmente fuori dall'Italia la sua attività, tanto che egli continuava ad incontrarlo. Gli chiesi se, come affermavano i giornali, Gelli si fosse fatto la plastica ed egli mi assicurò dicendo che lo aveva visto da poco e che ciò non era avvenuto. Ho conosciuto anche Salvini, dal quale Batani mi aveva indirizzata. Andai a casa di Salvini. Già sapevo che Gelli lo ricattava e che gli aveva prestato molto denaro e che, trovandogli dei testimoni di comodo, aveva salvato il predetto in un processo a Livorno per un traffico di armi. Sentii una telefonata di Gelli a Salvini, nel corso della quale il primo garantiva di aver trovato dei testimoni per il traffico di armi al porto di Livorno. Salvini mi disse che aveva dei debiti con Gelli per l'acquisto di macchinari costosi per la clinica e che non aveva la disponibilità di denaro, per cui non poteva far niente per me. Mi disse però che era molto amareggiato, poiché Gelli aveva fatto molto male anche a lui, per cui mi avrebbe consegnato dei documenti molto riservati sulla loggia di Monte Carlo e sulle iscrizioni alla P2. Non fece però a tempo, poiché morì circa 20 giorni dopo, cioè nel luglio 81. Fui presente a due telefonate ricevute da Gelli fattegli da Sindona, ciò fra la fine del 76 e gli inizi del 77. Gelli rassicurava Sindona, garantendogli che non lo avrebbe mai estradato dall'America e che a ciò avrebbe pensato lui. Anche perché, a suo dire, nelle carceri italiane Sindona sarebbe stato sicuramente ammazzato. Gelli era terrorizzato dal carcere italiano. Quando ammazzarono l'avvocato Ambrosoli, sentii una telefonata fra Gelli e Salvini, nel corso della quale udii Gelli pronunciare queste parole: «Se quello continua ad indagare su certe cose, avrà vita breve». Gelli mi diceva anche che aveva rapporti con la CIA e con i servizi segreti italiani. So che riceveva telefonate e gli ho sentito fare i nomi del generale Mino, Ferrara, Santovito. Ho sentito dire da Gelli che le Brigate Rosse spedivano dei volantini identici a lui e all'onorevole Andreotti. Mi mostrava quei volantini, ma io sono sempre stata convinta che li faceva stampare egli stesso. Gelli girava con una 24 ore carica di documenti ed io molti nomi li ricordo per averli visti annotati su fogli che poneva accanto al telefono, con l'elenco delle persone da ricevere in quel giorno. Alla Rizzoli è a tutti noto come Costanzo Maurizio abbia chiesto 800 milioni a Tassandin quando andò via dall'occhio, lasciando un deficit di 6 miliardi per pagare il suo silenzio. Tra le richieste di Costanzo, non so se esaudito o meno, vi era anche la donazione in suo favore di un attico da 300 milioni a Roma. Il primo anno in cui fuggì Gelli, ricevevo ogni notte minacce per telefono. Minacce del seguente tenore: devi morire, ti mettiamo una bomba sull'auto. Ogni mattina mi sembrava di andare incontro alla morte. Posso dire con certezza, per averli visti insieme nel salone di attesa dell'Excelsior,
in un periodo che non ricordo, che Pazienza Francesco e Giunchiglia Enzo si conoscevano. Era Giunchiglia a parlare della loggia di Monte Carlo, ma non sono in grado di ricordare se mai mi abbia detto che anche il Pazienza vi fosse iscritto. Sempre all'Excelsior ho visto anche Calvi, Ortolani, che mi venne presentato personalmente da Gelli e che scherzosamente disse, rivolgendosi a me e a Gelli, la seguente frase: «Due toscani insieme, bisogna stare attenti». A questo punto, alle ore 0:50 del 3 aprile, viene chiuso il presente verbale, letto, confermato e sottoscritto. Alle ore 1:05 del 3 aprile si riapre il verbale. L'ufficio dà atto che dopo la chiusura del presente atto la testa dichiara: «Ricordo in questo momento che le telefonate provenienti da delle chiaie provenivano a Gelli sul telefono diretto con numero riservato. Peraltro ciò avveniva per tutte le persone di un certo rilievo che si mettevano in contatto telefonico con Gelli».